Buongiorno, signora, si accomodi qui, grazie. Allora, lei è stata chiamata come teste oggi, ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo, deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio. Lei è la signora Roberta Bonassia, Sì. A vero? Nata? Torino, Quando? 4-12-84. E dov'è residente? Presenta Vinovo, via Cavour 28F. Perfetto, parlando al microfono rispondo alle domande che le faranno le parti, cominciando dalla difesa migliore. Buongiorno, sono l'avvocato Righi, difensore di Nicole Minetti. Buongiorno. Noi sappiamo che lei è già stata sentita in un altro procedimento, però questo è un procedimento diverso e quindi saremo costretti a ripercorrere un po' tutte quelle domande che sono state fatte e porgerne anche delle altre. Lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Ci può dire in che circostanze l'ha conosciuto e da quando? Allora, io l'ho conosciuto nell'agosto del 2010, in seguito a un'intervista rilasciata da lui all'interno di un evento. Ci siamo incontrati e ci siamo scambiati il numero di telefono. Dopo questa conoscenza ha avuto modo di frequentare le abitazioni, le residenze dell'onorevole Berlusconi, se sì ci dice quali e poi soprattutto ci interessa per se lei ha frequentato la residenza di Arcore. Sì, Arcore e la residenza in Sardegna. Quando più o meno? Arcore è il periodo che va da agosto in avanti, adesso non mi ricordo poi l'ultima volta, e in Sardegna invece proprio durante il mese di agosto del 2010. Ha avuto occasione di andare a cena ad Arcore? Sì. Si ricorda in che date? Più o meno, in che periodo? Era estate, era Era inverno? estate, ma anche durante l'inverno. Più o meno quante volte sarà andata? 5-6 volte. 5-6 volte. Come veniva invitata ad Arcore? Direttamente da lui. Direttamente dal Sì. presidente Berlusconi. Come si recava ad Arcore? Mi veniva a prendere un autista da Torino. Cioè, partiva da Milano e Un veniva a prendere. autista messo a disposizione Sì, dall'onorevole sì. Berlusconi. Ecco, come si svolgevano queste cene? Cene normali all'interno. Parli Ah, rivolto al ok. presidente. Stavo dicendo, cene normali? Sì, invitati uomini e donne all'interno della sua residenza. Si parlava, si comunicava con tutti gli ospiti, che erano quasi tutte le volte diversi. Ecco, nel momento in cui arrivava ad Arcore, lei veniva controllata, veniva perquisita, le veniva sequestrato il telefonino. Assolutamente no. Quindi dava, come funzionava? Dava il suo nominativo e poi entrava? Sì, sapevano chi ero, quindi avevo libero accesso. Lei in quel periodo che attività svolgeva? Facevo l'infermiera. Attualmente E attualmente? sono disoccupata. Come si, allora, la prima fase della cena, c'era una prima fase della cena che consisteva in un pranzo, una cena Sì, in si una sala mangiava, da pranzo. esatto, venivano servite le pietanze come se fosse una normalissima cena a casa di una E persona. quante persone c'erano in quelle occasioni in cui lei ha partecipato? Più o meno, Sì, insomma. 10-15 persone, a volte anche una ventina, secondo me, si arrivava. C'era In parecchia che gente. percentuale erano divisi gli uomini dalle donne? In maniera equa. In maniera equa. Chi conosce fra le partecipanti a queste cene? Prima di tutto, appunto, se conosce qualcuno, Vabbè, sì. se ci può dare il nome di queste persone che ha conosciuto o che conosceva o che, insomma, di cui sai il Il problema è nome. che tutte le volte c'erano diverse persone. Sì. Le ragazze, vabbè, Se ne ricorda qualcuno. poche volte erano sempre le stesse. Vabbè, ho avuto modo di conoscere Nicole. Ricorda Ecco, qualcun'altra? Nicole Minetti, ad esempio, l'ha conosciuta lì ad Sì, ci Arcore. siamo conosciute lì, sì. E poi chi ha E conosciuto? altre Cioè, non. facciamo il contrario, chi conosceva prima che poi ha rivisto ad Arcore? Nessuno. Nessuno. Direi questa. Sì,
c'è stata una grande pubblicità rispetto a quello che è accaduto. È riuscita a ricollegare, avendo visto le fotografie sui giornali, il viso delle persone ritratte? Sì, però non ricordo i nomi, cioè nel senso sì, mi ricordavo che diverse persone uscite sui giornali le avevo incontrate lì, ovviamente. Però non in grado erano di dirci i nomi. Erano diverse anche perché tante ragazze non erano italiane, quindi dei nomi anche un po' particolari. Okay, va bene. Ecco, poi c'era Maristel Polanco, Barbara Guerra, Barbara Fagioli, questi nomi le dicono niente? Se dovessi vedere una foto magari mi aiuterebbe. Con quale delle ospiti, delle altre ospiti, magari hai intrattenuto poi successivamente dei rapporti di amicizia, di frequentazione con qualcuno? Con la Nicole, è l'unica Nicole. Persona, sì. E invece di ospiti maschili chi c'era oltre l'onorevole Berlusconi? C'erano diversi personaggi della politica piuttosto che dell'intrattenimento televisivo, anche lì tutte le volte cambiavano, quindi... Ma qualche nome lo ricorda? Emilio Fede. Sono personaggi pubblici, sì, quindi... Sì, Emilio Fede, ad esempio, altri... Diverse volte erano politici, quindi ora... Lele Mora? No, a cena mai. Lei lo conosce, Lele Mora? Ho lavorato per la sua agenzia per un breve periodo. In che periodo, in che anno? Sì, durante nel 2010, inizio 2010, perché mi ricordo che lo conobbi ad una festa dove andai con delle mie amiche. Però nelle occasioni in cui lei è stata ad Arcore non ha mai incontrato lì Lele Mora, no. Mentre invece ha incontrato Emilio Fede. Sì. Carlo Rossella? No. Direttore di Medusa? Non credo. Non credo. Non so chi sia veramente. Ecco, a noi risulterebbe che... Lei si è stata presente sulla base dei tabulati e delle celle di allacciamento due volte nel mese di agosto del 2010 e tre volte nel mese di settembre, credo. Crede bene. Vabbè, stiamo leggendo poi. Certo. Ecco, in particolare l'11 agosto, la serata dell'11 agosto 2010, la serata del 22 agosto 2010, e intanto esaminiamo questo del mese sì. di agosto. Ecco, prima però vorrei che lei ci descrivesse com'era la cena, cioè durante la fase della cena si ballava? No, se si cenava non si ballava. C'era qualcuno che cantava, c'erano dei musicisti sì, che intrattenevano? Sì, c'era della musica con un musicista, sì. E poi cosa facevate? Una normale conversazione? Si conversava, sì. Durante la cena si conversava. Qualcuno di voi cantava? Voi ospiti, donne? No, difficilmente, no. No. Perché? No, lo dico non lei, ma qualcun'altra. No, visto che io lei no. ricordi no. No, perché c'era questo intrattenitore musicale, quindi in realtà era lui che... Avanti. Finita la cena, questa prima fase, poi esisteva una seconda fase che si svolgeva nel c'era piano una, sottostante. Sì, esatto, c'era una saletta, di discoteca, tra virgolette, dove si continuava a parlare, c'era della musica sempre con l'intrattenitore, sì. o anche con altri musicisti, e si continuava a parlare con gli ospiti, si beveva qualcosa, insomma era come un dopo cena, okay. tranquillo. Ecco, in questa seconda parte delle serate... qualche ragazza ha fatto degli spettacoli? No. Piccole esibizioni? No, che abbia visto io no. Esibizioni no. Esibizioni musicali, cioè no. Le ragazze ballavano, lei ha ballato? C'era chi ballava, c'era chi parlava, c'era insomma era una situazione abbastanza tranquilla. C'erano sempre i musicisti, c'era un disc jockey, c'erano c'era un musicista, lo stesso musicista che intratteneva a cena, aveva anche dei dischi elettronici, una console. Ha mai avuto occasione di vedere qualcuna delle altre ospite spogliarsi? No. Qualche... altro atteggiamento o comportamento con delle finalità sessuali rivolto in particolare all'onorevole Berlusconi o al dottor Fede? Che abbia visto io in mia presenza, no. No. Più o meno la seconda parte della serata fino a che ora durava? Non c'era un orario, quando si voleva, cioè chi voleva andare andava via, non c'era un orario in cui finiva il tutto, nel senso io fino alla fine non sono mai rimasta, cioè non so dire... Lei più o meno a che ora andava via? No,
mediamente. Dopo cena, più o meno si finiva di cenare a mezzanotte, verso le 2. Ok. Ecco, si ricorda se in una delle due cene di agosto, in particolare la cena del 22, c'erano anche due ragazzi di Torino che avevano partecipato a sì. una selezione di un concorso, e qui mi fermo per non essere suggestivo. Sì, sì, me lo ricordo perché sono di una in particolare di Torino. Ecco, allora ci racconti quella serata lì dall'inizio sì. alla fine. Io le incontrai... Con particolare riferimento alla presenza di queste due. Sì, incontrai queste ragazze a cena, quando arrivai sì. mi sedetti al tavolo e loro facevano parte degli ospiti. E io le ho viste, quell'anno partecipai anch'io a Miss Italia, quindi ci siamo conosciute durante le selezioni. Le forse selezioni. Sono le uniche due ragazze che conobbi prima di andare lì. Per cui le aveva conosciute già prima durante sì, le selezioni Miss sì, Italia. Le ho riconosciute okay. in quell'occasione. Ok. Poi? Abbiamo cenato tutti insieme, sì. insieme agli altri ospiti, e siamo andati al piano di sotto, la serata è continuata e poi loro molto presto sono andate via. Cioè, mi ricordo che sono rimaste, si sono intrattenute poco dopo la cena, questo ricordo. Sì, ecco. Durante la cena, lei dove era seduta? Vicino a queste due ragazze, lontane, di fronte, di fianco, dalla parte opposta? Ora se non... si ricorda, no. signora, non è che sì, pretendiamo... No, certo. Non mi ricordo precisamente ricordo. In quale posto stavo, no. Ecco, durante questa cena accadde qualcosa di particolare? No, che ricordo io. Mi spiego meglio. Qualcuno a un certo punto introdusse a tavola una statuetta? No, statuetta no. Perché a noi risulterebbe, in realtà la cosa è un po' controversa, che a un certo punto sia stata mostrata una statuetta un po' particolare, una statuetta raffigurante un uomo che spingendogli la testa dal basso fuoriesce un pene sproporzionato rispetto alle dimensioni della no, statuetta. Non mi ricordo nulla di simile. È sicura? Sì, insomma. No, perché durante ci sono la cena alcune, che c'ero io non ho visto alcune delle... In realtà questa cosa emerge anche, sappiamo che è stata portata a tavola proprio da un suo teste, per cui quando emerge io... diciamo infatti, come io, elemento... Lo sto chiedendo infatti. Quando cui... in mia presenza... In sua presenza lei non ricorda, no. Al di là della diversa, come dire, versione su quello che è accaduto dopo... Questa circostanza è stata ripetita anche dai vostri test, in particolare da quello lì non che da tutti, Presidente. Non da quello che ha detto di averlo portato. Io mi riferisco sì, a lui. No, il nome so. Non me lo ricordo. Però c'è anche un suo test che ha detto che era un gentile presente, insomma, certo. uno scherzo. Comunque, lei perché non ricorda questa cosa. Comunque, a noi risulterebbe che a un certo punto, durante la cena, quindi siamo ancora nella prima fase... Qualcuno mostra questa statuetta che sarebbe stata fatta girare fra le varie commensali e non tutte, ma qualcuna di queste commensali a un certo punto avrebbero mimato un rapporto orale con la statuetta. Io non ricordo nulla di simile, cioè, davanti a me non è successo niente di tutto questo. Okay. Anche perché quindi lei non l'ha vista? No, io questa statuetta non l'ho vista. Non l'ha vista né... Tantomeno gli è stata mostrata, l'ha presa in mano. No, in mia presenza non c'è stata nessuna statuetta. Non so se dopo, prima che arrivassi, non so in quale momento della cena. Io non... Lei si è allontanata durante la cena? Sì, poteva succedere che andassi ai servizi piuttosto che al telefono. Però davanti a me non è successo nulla di simile. Ecco, poi ci torneremo un attimo sopra. Si può dire il comportamento, perlomeno se ha avuto occasione di parlarci, i rapporti che ha intrattenuto, se ha scambiato qualche parola con queste due ragazze che venivano anche loro dal concorso? Ma non abbiamo avuto modo di parlare molto poco, anche perché c'era molta gente, quindi in realtà... Però sì, ci siamo salutate, abbiamo... Ma lei le aveva riconosciute sì, come Sì, le ho riconosciute alla cena perché hanno fatto le selezioni per Miss Italia insieme a me, essendo tutte e due... di Torino, comunque della regione Piemonte, quindi abbiamo avuto di conoscerci prima e quindi abbiamo discusso inerente al concorso, abbiamo avuto basta, poi per il resto durante la serata no, poco. E successivamente le ha riviste? No, non le ho più incontrate, cioè le ho riviste al concorso, sì, no, non è vero, le ho riviste al concorso, cioè nelle selezioni successive.
Quando la rivista ha avuto modo di scambiare qualche parola con lui, di commentare l'accaduto delle cene, no, di parlare... abbiamo evitato tutte e due. No, non... Ma i rapporti non sono buoni? Attualmente direi di... Attualmente sì, no, posso immaginare. All'epoca però, sì, cioè, abbiamo fatto un noi concorso di bellezza insieme. Noi parliamo sempre con riferimento al certo. 22 agosto. No, agosto, quell'epoca no, perché 2010. Siamo conosciuti durante il concorso, quindi i rapporti erano buoni, insomma, non avevamo nulla. E non avete parlato della cena che avevate no, avuto? Successivamente okay. No, ci siamo okay. salutati lì durante la cena, poi ci siamo venuti a rincontrarci, ma vabbè, non abbiamo discusso. Perché la signora Battilana, nel riferire la sua testimonianza al tribunale, ha indicato lei fra quelle, come una di quelle ragazze, che avrebbe mimato quel rapporto orale con la statuetta. Sì, di questo ne sono a conoscenza. Cioè ne sono a conoscenza che la Battilana abbia detto queste cose. Il fatto che ne sia a conoscenza lo immaginiamo, però bisogna dopo. Che... L'ha saputo dopo, adesso. Ovviamente. Ok, ma rispetto a queste dichiarazioni rese dalla signora Battilana, lei ha già detto che... No, certo, per me sono assolutamente false, ovvio. Io adesso... probabilmente perché è l'unica persona che conosco, non lo so, comunque... Comunque lei ha già detto che non... Assolutamente non sono venuta a conoscenza poi nessuna, dopo... Nessuna... Così come gesti di questo tipo, ma non ricorda nemmeno la statuetta. E no, esatto, io non... Io questa statuetta non l'ho mai vista, poi dopo sono venuta a conoscenza del fatto che la Battilana abbia detto queste... abbia fatto queste dichiarazioni. Così come sempre la signora Battilana riferisce che lei avrebbe avuto dei toccamenti con Berlusconi. Assolutamente. Nelle parti intime. Assolutamente no. Ecco. Lei si è mai esibita, ha già detto di no, però devo tornarci sopra, si è mai esibita in spettacoli no. particolari, balletti, danze del ventre? No, nulla di tutto questo. È mai andata ad Arcore portando con sé un qualcosa per cambiarsi? Per No, andavo con i miei vestiti e ritornavo a casa con gli stessi. Insomma. Perché c'è qualcuno degli altri testimoni che sono stati sentiti che dice che a un certo punto, in occasione di una di queste serate, che è sempre poi il 22 agosto, lei si sarebbe travestita da infermiera. Lo facevo di professione, ma i travestimenti li evitavo. Cioè... No. Beh. Quindi lei ha detto che dopo una certa ora, più o meno verso le due, rientrava sempre a casa. Come rientrava a casa? È riaccompagnata dalla stessa persona che mi portava ad Arcore. Lei ha mai ricevuto denaro per le sue partecipazioni alle cene, di queste 5-6 no. cene alla quale ha partecipato? Ha mai ricevuto denaro dall'onorevole Berlusconi? No. Andavo a cena perché lui aveva piacere che io andassi, venivo sì. contattata. Al di là delle cene, la domanda delle cene no. l'ha già fatta? No, ho risposto, no. No. Successivamente alle cene... Ha no. mai ricevuto denaro? Cioè, in un qualunque periodo, anche, certo. anche recente, ha ricevuto... No, non ho mai ricevuto denaro da Silvio Berlusconi. Nelle altre serate che si sarebbero svolte il 25, il 26 e il 3 settembre, forse, neanche in quelle serate accadde nulla di... strano con finalità sessuale. Non ha mai visto Nicole Minetti spogliarsi, no. togliersi il reggiseno e rimanere a petto nudo? Assolutamente no. Le cene si svolgevano più o meno sempre nella stessa maniera, ora non ricordo in particolare quelle date. Quindi c'era un copione, date, però... lei dice. Delle un cene copione sì, standard nel senso, più o meno... Sì, cambiavano le persone a cena, ma lo svolgimento della serata era sempre lo stesso. Durante la seconda parte, quella che avveniva in questo locale adibito a discoteca, il personale c'era? Inteso per il personale, i camerieri? Sì, sì, perché poteva sì, capitare c'era un bar, che, quindi... Poteva capitare che il personale si allontanasse? No, quasi mai. No, anche perché un musicista rientrava più o meno nel personale ed è sempre rimasto lì. C'era un bancone del bar dove venivano serviti comunque del... C'era delle cose da mangiare, da bere, quindi c'era sempre qualcuno che è a disposizione.
Ecco, si è mai intrattenuta a dormire nella residenza di Arcore? Sa se altre ragazze si intrattenevano a dormire? No, questo non lo so. Un momento, non ho altre domande. Buonasera, domande? Il PM in controesame. Buongiorno, signora Panasia. Allora, io faccio una premessa metodologica, le darò lettura anche di alcune intercettazioni, magari lei può chiarire, è anche un'opportunità per lei per chiarire il senso e per noi per comprendere. Allora, fermiamoci un attimo alla scena del 22 agosto, dice l'avvocato Righi, l'avvocato della difesa Minetti, gli fa una domanda su questo Priapo, questa statuetta. Lei dice è controversa la presenza di questa statuetta. No, non lo so, non mi permetto. Aspetti, neanche di stigmatizzare. Andiamo avanti. Ecco, poi. Volevo però precisare in controesame che anche l'onorevole Licia Ronzulli, di cui mi pare sia stato acquisito consensualmente il verbale per la verità, signora Bonasia, glielo dico pacatamente, dà atto della presenza di questa statuetta. E ci sono altri testi, forse lei vuole riflettere su questo, perché a me francamente pare poco controversa. Però, io non ricordo la presa, cioè, probabilmente ecco, non ero se magari vuole spiegare, perché il fatto di una statuetta di cui un cameriere, un lavoratore, mi faccia finire anche nel suo interesse, presso la villa dell'onorevole Berlusconi, dice sì, io l'ho portata, era un gioco, un gentile presente per il dottor Berlusconi. E lui non dice che c'è stata la simulazione del rapporto orale, assolutamente. Però il fatto che una statuetta possa girare fra più ospiti richiede un certo tempo, certo. No? Perché gli ospiti erano una ventina, quindi anche una eventuale sua assenza sarebbe stata ragguardevole. Lei non la ricorda? Io non ricordo durante quella cena, durante altre cene, io non ricordo la presenza di una statuetta. O in quel momento io non ero ancora arrivata, non c'ero perché mi ero allontanata per un determinato motivo. L'avrei vista, insomma, appunto, se girava per la tavola. Esatto, perché lei prima, signora Bonasia, ha detto che l'affermazione della Battilana sarebbe falsa. Siccome la teste Battilana ha giurato, era sotto giuramento, di fatto lei ha detto e ha fatto falsa testimonianza. No, ma è per consentirle anche di chiarire questo profilo, ecco, sia chiaro. Allora, vediamo un attimino. Lei esclude... Anche perché questo sia controverso... non la presenza, ma come dire, l'utilizzo della statuetta. Esattamente, ecco. Assolutamente, ma mi pare di averlo premesso. Però, sì. È controverso, le dice condivisibilmente, anche se non ne ha bisogno di questo avverbio, il signor Presidente, è controverso che ci sia stata la simulazione della fellazio, del rapporto orale, ma della statuetta sì. Comunque lei esclude, per esempio, mi permetta, di avere avuto in mano questa statuetta, non di avere simulato il rapporto orale, ma... che girasse quel gioco di averla avuta in mano. Escludo di averla vista e quindi tantomeno di averla tenuta tra le mani. Va bene, poi certo. Sarà oggetto di valutazione. Senta, un'altra cosa. Lei quel giorno, il 22 agosto 2010, signora Bonasia, è arrivata ad Arcore a che ora all'incirca? Più o meno per ora di cena. Adesso per ora di cena. Ricorda se con sé aveva un trolley? Ricordo se con me aveva un trolley. Se lei aveva un trolley, che il trolley ovviamente è la valigetta forse under può work, essere no? Perché non arrivavo direttamente da casa, probabilmente ero stata fuori qualche giorno. Quindi lei non esclude di aver avuto un trolley? Sì, può essere. Bene, senta signora, lei ha già detto che non ricorda, mi sembra che fossero tutti gli ospiti della serata, è giusto. E ha detto anche che Ambra e Chiara le conosceva perché facevate le selezioni per Miss Italia. Dopo la serata del 22 agosto vi siete riviste? Ha detto di sì, sì. Alle altre selezioni. Perfetto. Avete commentato quella serata? Lei ha detto qualcosa alle ragazze? Ha detto qualcosa alle ragazze? Non ne abbiamo più parlato. Non ne avete più parlato. Benissimo. C'era Emilio Fede, l'ha già detto? Sì, una di queste scene l'ho visto. Lei sa se c'era quella cena, se lo ricorda, 22 agosto? No, con precisione no. Mi ricordo di averlo visto, ma non saprei dire quando. Vabbè. Senta, e invece con riferimento a Lele Mora, lei Lele Mora lo conosce? Sì. Lo conosceva, presente storico sì. Relazionato al 22 agosto 2010. Sì. Agosto-settembre, lo conosceva? Sì. Lei si è mai interfacciata con Mora per partecipare o incontrare Silvio Berlusconi? No, con lui no, c'è stato
una telefonata nella quale lui mi ha fatto questa famosa battuta sull'infermiera. La vuole spiegare al tribunale, prima che io le legga l'intercettazione, facciamo prima, è anche meno imbarazzante per lui. Certo, mentre mi trovavo nella residenza in Sardegna del presidente, ricevetti una chiamata dalle Mora, dove in modo scherzoso mi disse di siccome lui sapeva che facevo l'infermiera, però nel mentre facevo anche qualcosa come a livello di spettacolo per quello che facevo parte della sua agenzia, quindi avevamo i contatti l'uno dell'altro, e scherzosamente mi disse: si vesta da infermiera, faccia divertire un po' il presidente, ma era assolutamente in tono scherzoso, come non c'è mai stato un travestimento durante le cene. Quindi, signora Bonasia, tenga presente che le intercettazioni sono al vaglio del tribunale e sono lì nel loro tenore lessicale, semantico, letterale. Quindi era uno scherzo, una buttata. Assolutamente sì. Non era un'indicazione da parte del signor Mora su come comportarsi. Non si sarebbe mai permesso di cedere. O non gliel'avrei comunque permesso io. Non gliel'avrebbe comunque permesso lei. Bene. Senta, lei ha un fratello che è fuori del processo, ovviamente. E le voglio chiedere una cosa. Lei sa che ci sono delle intercettazioni, no? Lei le ha lette queste intercettazioni, signora? Magari su internet? Ne conosce il contenuto? Sì, perché ne abbiamo parlato nel processo scorso. Ma al di là dell'udienza scorsa, lei non le ha mai lette? Non conosce nemmeno i giudizi, per esempio, che Emilio Fede dà nel corso delle intercettazioni su di lei, nel corso delle telefonate intercettate? Forse ho letto qualcosa, però ora non ricordo. Ha commentato le mie intercettazioni con mio fratello? No. Guarda, non mi ricordo. Voglio sapere se lei conosce il testo. Mi sembra di aver letto qualcosina. Ora letto. Sì, beh, certo, su internet. C'è ovunque. Allora, senta, lei si è mai incaricata di reperire delle ragazze da portare alle feste del presidente? No, assolutamente no, anche perché quando arrivavo, non conoscevo nessuno prima di vederle lì, insomma, quindi arrivavo da sola e andavo via da sola. Perché qui c'è l'intercettazione numero 292, le do l'opportunità anche di chiarirne il senso, del 14 settembre 2010, intercorsa tra lei e tra suo fratello Stefano. Corretto, Stefano, il nome? Giusto. E ciao amore, scherzoso, fra fratelli, stai dormendo? No, non so, qua sul divano, tra un po' me ne vado a dormire, dice lui, e lei dice: ah, mi ha chiamato adesso, e ride. Che ti ha detto? Che è a Roma, che è nei casini, che è giù, eccetera, eccetera. E fa una serie di commenti sul dottor Berlusconi, da cui la sollevo. Poi a un certo punto dice lei: no, non penso mi abbia visto, perché ha avuto molto da lavorare. Mi diceva, poi mi fa: me l'hai preso allora qualche numero di telefono? Gli ho detto: guarda, te ne ho presi un paio, ma non è che c'era questo granché di figa, gli ho detto alla fine, ridendo, devo essere chiaro. Allora, signora, questo è il tenore letterale. Lei in tono scherzoso, cioè sarà tutto mondo. Quindi non è mai successo? No, assolutamente no. Perfetto. Senta, signora, lei le ha risposto alla domanda della difesa, che non ha mai dormito ad Arcore. No. Ecco, però ci sono delle... anche l'anno scorso in... Sì, però questo è un collegio diverso. Sì, ok, va bene. Lo dico. La premessa gliel'ha fatta l'avvocato. L'ha fatta correttamente. Si ricomincia. Ok. Ecco, signora, ma lei non ha mai dormito né ad Arcore né in altre residenze a casa del dottor Berlusconi? No, in Sardegna è successo che sì, perché essendo in un luogo lontano da casa mia non avevo la possibilità di ritornare. È stata ospite del presidente Berlusconi alcuni giorni, perché sempre nella medesima intercettazione lei parla lungamente con suo fratello, prosegue da quello dove l'avevo interrotta e dice: lui mi fa, ma no amore, mi ha detto, e poi gli faccio, ma quando ci possiamo vedere? Mi ha detto che lui domenica è a Milano, però adesso giovedì a Bruxelles, al Consiglio dei Ministri, sabato è a Tormina, quindi prima di domenica non lo posso vedere, però cosa faccio? Sì, non mi ha detto di fermarmi, e quindi mi sa che fermarmi dove? Poi alla fine di questa conversazione lei aggiunge che dovrei stare 2 o 3 giorni da lui. Il luogo qual era? Cioè, la telefonata, le ho detto la data, però gliela ripeto molto volentieri, è quella del 14 settembre 2010. No, infatti penso che sia chiaramente che non abbia dormito lì. Ho capito, signora, però siccome siamo tra persone ragionevoli, lei fa riferimento, almeno spero e sono convinto, al fatto di fermarmi. Certo, sì, fermarsi dove? A dormire a Milano. A dormire a Milano, sì, vede che avevo capito bene. Sì, sì. Ma siccome... Cioè, non mi ha detto di fermarmi, lei a quella data si era mai fermata? No, qui sembrerebbe che gliel'avesse chiesto in precedenza. No, in realtà non mi è mai stato chiesto, parlando con mio fratello è uscita questa cosa, e vabbè,
Non mi sono comunque mai fermata a dormire lì, se non nella sua residenza in Sardegna. Questa è la sua risposta. Ascolti, signora, lei aveva fatto delle richieste al dottor Berlusconi per la sua progressione in carriera, sebbene lei fosse un'infermiera, per il suo inserimento nel mondo dello spettacolo, richieste economiche. Si vede palesemente che, essendo disoccupata, è disoccupata, non ha adesso, avuto nessun sentito. Sì, favore. Perché sì, lei... ma la domanda è un po' diversa. Aveva fatto delle richieste, al di là che siano state esaudite o meno? No, assolutamente no. Perché sempre dalla medesima intercettazione, il progressivo 292 del 14 settembre 2010 alle ore 23:37, lei, parlando con suo fratello, dice: ma non lo so, ma certo, ma io spero di ottenere quello che ci fa comodo, però senza essere troppo capito. A cosa si riferisce? Così chiarisce, no? Sì, no, certo, ora non ricordo però cosa... Aveva chiesto qualcosa per suo fratello, magari? Dico, sembra, signora, no, perché lo conoscevo... il dottor Berlusconi sia una persona influente, no, certo, è un dato di fatto, no? È molto generoso, cioè nel senso, quindi, una persona... voglio dire, è un imprenditore, no, cioè, lei aveva chiesto aveva qualcosa, vuole spiegare il senso... Io, allora, ora non ricordo precisamente il senso di questa conversazione, perché non... però non... che io ricordi, richieste in particolare non ha fatto nessuna. Va bene, allora questa è la sua risposta. Sì. Nessuna richiesta... economica o professionale era stata formulata al presidente Berlusconi né per lei né per i suoi familiari. È corretta la mia sintesi? Sì. Ho capito bene. Passo all'intercettazione di cui al progressivo numero 614 del 19 settembre 2010 alle ore 15:30 e col consenso della difesa sorvolerò e soprattutto del signor presidente. Grazie. No, ma davo per scontato perché credo che sia estremamente ragionevole, non che l'avvocato non lo sia. Non vorrei leggere conversazioni puramente private. Benissimo, certo. Puramente private. Ci sono dei passaggi privati, non mi va di leggerli. Lei sta parlando con la signorina Federica Spitale, la conosce? Ah, sì, sì, sì. Era sì, la fidanzata di suo fratello? Sì. È corretto? Sì, sì. Lei dice a un certo punto, le sorvolo tutti i passaggi privati, sentimentali, affettivi, se ci sono. Lei a un certo punto dice, io gli ho detto com'è, come non è, gli ho detto ma domani ci sei e mi ha detto sì, sicuramente ci sono, ci vediamo domani. Tenga presente che è il 19 settembre, lei risulta avere partecipato alla cena del 20. Sì, sicuramente ci sono, ci vediamo domani sera, quindi non vorrei che lui volesse che io fossi lì poi la sera, adesso non mi ha ancora chiamato, Federica, però se vado lì la sera mi devo fermare anche domani. Anche. Cosa vuol dire? Che no, signora, lei che io cerco anche di capire, però lei deve... Ma no, certo, che probabilmente fermare mi sarei dovuta fermare. Siccome dice anche, signora. Certo, però non so se poi, nel senso, io non ci ho mai dormito, quindi probabilmente quell'anche alla fine è stato smentito dal fatto che non quindi si è fermato a dormire. Non, il riferimento era alla possibilità di dormire, certo, a casa del dottor Berlusconi. Sì, ma perché lei dove vive, scusi? Io vivo a Torino. Quindi magari per non viaggiare, ma lei continua a dire che non ha dormito? No, ad Arcore non ho mai avuto modo di dormire. Perché poi a pagina 17... Ho dormito a Milano perché ho diverse amiche che mi ospitano ogni tanto, però ad Arcore non ho... Perché poi a pagina 17 della medesima intercettazione, lei dice, parlando Federica, ma ovvio che lui vuole che resti stasera. E lei dice, E Federica come faceva a sapere che il dottor Berlusconi... Poi vado avanti, ci sono passaggi ancora più espliciti, io li ho annotati tutti, però lei mi dica... Sicura che non ha dormito? Non mi sono mai fermata. Perché a un certo punto, siamo a pagina 19 per seguire la sequenza, Federica le dice, così se possono farti il cambio turno, lei accampa una serie di problematiche perché dormire lì la costringe a partire presto la mattina e ad arrivare in ospedale. Avendo un lavoro. Esattamente. E allora Federica le dà questo suggerimento, così se possono farti il cambio turno meglio, non gli crei disagi e loro trovano quella che avrebbe fatto il pomeriggio, fa il mattino e buon. Roberta, lei, amore, deve andare giù stasera e giustamente se va giù stasera gli chiede di dormire lì, rivolgendosi a Stefano che è presente. Cioè Federica, fuori cornetta, al fratello dice questa frase. Sì, questa è una conversazione fatta prima che ancora che io andasse da Arcore, ripeto, non avendo mai dormito lì, poi c'è una conferma del fatto che mi si è fermata, ma... Vabbè. Io cerco di avere dei chiarimenti. Okay. Senta, lei conosce Visan Ioana intesa Nina?
Ho una foto da farmi vedere. No, signora, la foto non ce l'ho. Ripeto, però, hanno tutti nomi molto particolari. Cioè, Visan Ioana, la conosce? Annina. Se è stata a cena lì, ho avuto modo di conoscere. Ci sono anche delle intercettazioni dirette che la riguardano. Ah, okay. Con lei. Allora sì, può essere. Comunque lei ne parla nella stessa intercettazione e parlando con Stefano, che le passa il telefono Federica, dice hai sentito una ragazza, e quale ragazza? È Annina, una ragazza che è sempre lì e con la quale vado un po' più d'accordo e niente, mi ha detto, io gli ho detto, ci sei domani sera? Siamo al 19 sì. Settembre. E lei mi ha detto sì, sicuramente domani sera ci vediamo, quindi parlava di sera, io adesso lui non l'ho ancora sentito, però magari se mi chiede di andare lì stasera sicuro vorrà che mi fermo. Allora io le domando, ma era prassi che le ragazze si fermassero a dormire ad Arcore? Ripeto, io andavo via per i fatti miei, non ho mai visto una ragazza fermarsi, cioè non ho avuto mai la prova che queste ragazze si siano fermate, io non so se qualcuno si fermava. Non so chi si fermava e chi andava via. Vado avanti. E no, dice Stefano, e tu gli dici no, io devo lavorare e ti vengo a trovare, se te ne vai e la settimana prossima magari ci si sveglia un po' prima. Non è che per forza capisci, se no diventa, cioè usa un po' l'astuzia anche, Roby. E lei dice, Roberta, no sì, però cioè dopo tutto questo tempo che non lo vedo, secondo me era carino se io rimanessi comunque, almeno sì. Tutto in maniera ipotetica. Tutto in maniera ipotetica. Vado avanti con i brani dialogici captati. E ok, ma siccome l'hai cercato ieri e l'altro ieri, e lui c'ha i suoi impegni, ma tu c'hai anche i tuoi, se no diventa una cosa, dice Stefano, troppo scontata. Capisci, Roberta? Stefano, se mi ascolti, e per quanto ti dico le cose, vai lì stasera e gli dici, guarda che io domani ho un impegno di lavoro, che gli fai vedere che sei anche una ragazza che lavora, non come quelle lì che vanno lì a piangere. Non mi assume nessuno e tutto è. A chi si riferisce suo fratello, che non era mai stato ad Arcole, immagino? No, certo che no. Quindi, chi aveva fornito queste informazioni, ci sono delle ragazze che vanno lì a piangere, a Roberto, a no, Stefano? No, è un'idea che mi ero fatta io, erano mie impressioni, in maniera confidenziale al telefono con mio fratello, mi sono permessa di dire queste cose, che siano vere o no, non posso, non sono nelle condizioni di dirlo. Però avendo visto... Erano delle ipotesi. Sì, certo. Possiamo sintetizzare così. Certo. Signora, chi non voglio neanche darle l'impressione nella mia attività requirente di sindacare delle cose private, chi organizzava le cene di Arcore, le feste io di Arcore? Io l'ho contattata direttamente dal Presidente. Direttamente dal Presidente, quindi nessuno le organizzava. C'era un'autoconvocazione spontanea, anzi una convocazione del Presidente. Sì, per quanto la riguarda sì, certo. Ottimo. Ecco, però qui c'è invece l'intercettazione di cui al progressivo 631 del 19 settembre 2010 alle ore 19.07 Roberta Banasia, Stefano Bonasia, in cui, sempre con la premessa che non le leggerò i brani attinenti a cose personali, lei dice, ascolta, senti, 19 settembre, 19.07, mi ha chiamato adesso, io l'ho chiamato prima una volta, adesso mi ha chiamato, quindi... No, mi ha detto che vabbè, era stato un po' impegnato e poi aveva problemi con la mano che gli faceva male. Sta parlando del dottor Berlusconi innanzitutto? La mano che gli fa male? Sì, può essere. Comunque mi ha detto che stasera voleva stare un po' tranquillo a casa sua, però Fede gli ha organizzato una cena e mi ha detto, però se vuoi venire lo vieni, se non vuoi venire io ci sono anche, fino a domani sera sto a Milano, io gli ho detto che sarei andata domani sera, così almeno domani vado al lavoro, perché tanto poi lui deve andare a Roma. E poi lui mi ha detto, guarda che anche a Roma è voce sovrapposta. Allora, qui fa riferimento al fatto che l'imputato in questo processo, Emilio Fede, abbia organizzato una cena, visto che è testuale, ho letto proprio testuale. Sì, la frase, poi vediamo testuale, se la, se la testa sa rispondere. Credevo di avere letto male. Però Fede gli ha organizzato una scena, no? Io ho letto sì. Bene. E qual è questa scena? Il giorno dopo c'è stata una scena, a noi risulta dalle intercettazioni. Sì, si riferiva a questa, alla scena del 20? Ora non ricordo, può essere. Cioè è passato un po' di tempo, io ora non ricordo il giorno preciso. Signora Bonasia. Anche nel suo interesse sì. Per valutare l'attendibilità, certo. E via dicendo. Beh, allora cerchiamo di dare una spiegazione. Cioè, Fede, come fa a sapere che Fede organizza la scena? Perché lei? Probabilmente l'ho saputo da una Nicole, piuttosto che da, cioè magari ho sentito
qualcuno che me l'ha comunicato. Ah, in realtà io direttamente lei non... lì fa riferimento a una notizia ricevuta direttamente dal Presidente, perché almeno a suo fratello dice mi ha chiamato, significa il sì, Presidente. Sì, può essere, sì, adesso, sì. Comunque mi è stato comunicato, quindi non, cioè... Quindi le è stato comunicato che sì, la cena è organizzata da Fede. No, signora, però cerchiamo di essere... Non voglio essere imperativo, però anche lei cerchi... Posso essere utile, certo. Deve essere utile. Esatto, non ho memoria da qui al 10, a settembre del 2010, quando adesso non ricordo precisamente chi ha organizzato quella cena in quella sera. Io sono stata diverse volte, quindi... conosciuto diverse persone, ora qualcuno ricordo chi c'è. Cioè, voglio dirle, signora, Fede c'era, c'è questa stato. Era una battuta, ha ragione di ritenere che la sua fosse un'esclamazione ipotetica, oppure lei aveva un dato per affermare che Fede aveva organizzato la cena? Che qui sembra che gliel'abbia detto il Presidente. Mi è stato comunicato dal Presidente. Bene, le leggo una sequenza di messaggi SMS che intercorrono con la signora Visan Ioana, detta Nina, e sono il progressivo numero 662 del 20 settembre 2010 alle 15:17. Amo, che fai? Vieni su stasera, bacio. Sì, amore, risponde. Stasera ci sono, ma tu sei già... Ti fermi a dormire stasera? Un bacio. Ma neanche per cena, dai, rimani, così ci salutiamo, tanto probabilmente anch'io ritorno a casa dopo cena, fammi sapere, ok, un bacio. L'utenza intercettata è quella sua, della signora Bonasia. Sì, sono qua, però stasera non so se ci sono, non credo, comunque vediamo un bacione. Allora, ancora una volta, in questa comunicazione tra di voi si fa riferimento al dormire. Non mi pare che nessuno faccia salti di stupore fra voi due. È sicura che non fosse prassi fra le ragazze rimanere a casa a dormire e che lei stessa non abbia dormito a casa? Che io stessa non abbia dormito, posso dargli una conferma. Delle prassi, che sia prassi, sia stata prassi di alcune ragazze, per alcune ragazze, io non lo so. Questa è la risposta. Le do lettura, così lei eventualmente dà un chiarimento, dell'intercettazione del 20 settembre 2010 alle 18:10, 56 secondi. Lei sta parlando sempre con Annina, che abbiamo detto essere Visan Ioana. Pronto? Annina, pronto lei. Ciao tesoro, riso, ciao, come stai? Bene, grazie. Bene, io sono, dice lei, buonasera, io sono partita adesso, io, quindi arriverò fra un paio d'ore, tu sei lì 20 settembre. No, amoruccio, no, non ci sei stasera, quindi no, immagino, no, mi spiace, risponde Annina. E cosa fai di bello? Ma niente, sono tranquilla, volevo salutarti. Poi dice, volevo salutarti, ieri sera invece, cosa si è fatto? Domanda lei, ieri sera, quindi il 19. Voce in sottofondo, e a un certo punto dice Annina, bello, è sempre bello, sì. E voi, voi vi siete divertite? Ok, Annina, tanto. Ma chi eravate? Annina, tanto. Come? Chi c'era? Beh, un bel casino. Ah, ok, bello, Annina. Un bel po' di gente, dice lei, col punto interrogativo. E tu invece, dice Annina, non son venuta, risponde lei, perché mi ha chiamato che erano le 7, Annina. E poi stamattina avevo da fare delle assistenze, risponde lei, dovevo lavorare, quindi mi ha detto se vuoi venire poi vieni domani con calma, allora ho preferito fare così. Annina, tanto sarei dovuta tornare a casa, quindi non mi conveniva stare a venire ieri sera. Ah, ho capito. E stasera, domanda lei, chi c'è? Non lo sai? Non lo so, però non lo so, guarda, non ho idea. Commenti? Va bene. E quindi vi siete divertite? Sì, le risponde Annina e prosegue la conversazione. Allora io le domando, lei ha avuto notizie più specifiche sulla serata del 19 settembre 2010, su quello che accadde nel corso della serata del 19, oltre queste rapsodiche comunicazioni telefoniche? No. No, tutto qui? Non mi ricordo, mi ricordo assolutamente, quello che c'è scritto è perché è quello che ci siamo detto in riferimento alla serata. Quindi lei, nella serata successiva del 20, lei conferma di essere andata il 20? Sì, certo. Non ho avuto delle delucidazioni sul tenore della serata del 19? No, quelle sono quindi state lei le uniche. Non sa cosa è accaduto il 19? Vado velocemente verso le conclusioni. Allora, le do lettura della telefonata 682
del 21 settembre 2010 alle 10.01 che lei fa con Stefano Bonasia, il fratellino, che qui non so per... ecco sì, ciao amore, stai lavorando? Dice lei, eh sì, sono qua, non ho fatto un cavolo ancora, eccetera, eccetera. Roby, siamo, abbiamo detto, al 21 settembre. La mattina. Io sono tornata stamattina, alle 9 sono venuta a lavorare. Riso, riso lieve. Invece alle 8, perché sono arrivata, mi sono fermata a dormire lì, ovviamente. E come hai fatto? E qui mi fermo, signora. Cioè, lei dà atto in questa intercettazione di avere dormito Io ho detto prima che dormivo a Milano, perché ho delle amiche che ogni tanto mi ospitavano, quindi... Quindi a Milano, non ad Arco. No, okay. A Milano perché ho amiche che mi ospitano, mi conosco. Ecco, allora, da a te nessun interesse, ti può dire come si chiama l'amica da cui hai dormito? Mm. O le amiche o da le cui amiche normalmente da cui si ferma a dormire? Sono delle ragazze con cui attualmente lavoravo anche già in passato un gruppo di ballerine. Ho capito, ma anche le ballerine hanno un nome. Sì, no, certo, si chiamava Camilla, l'ho detto anche nell'altra... E anche le ballerine hanno un cognome. Non me lo ricordo, non se lo ricordo. No. Sono ragazze. Ma in che zona di Milano abitava? Come? In che zona di Milano abitava? Appena fuori Milano, ora... Appena fuori? Sì. Tanto fuori Milano, c'è tanta roba. Vicino a Sago. Vicino a Sago, ok. Vado avanti, signora Bonasia. Sì. E riprendo da questo passaggio. Sono tornata stamattina alle 9, sono venuta a lavorare invece che alle 8 perché sono arrivata, mi sono fermata a dormire lì, ovviamente. E uomo, cioè Roberto, scusi Stefano, come hai fatto? Come ho fatto? Stamattina alle 6:30 l'autista ha presto e mi ha accompagnato. E dice Stefano, Roby. Solo che poi per venire a Torino c'era traffico, sono venuta a casa, ho preso la macchina e sono venuta a lavorare alle 9. Mi dice fratello, Roby, gli ho detto che mi si era fermata la macchina, quindi, ma pensa a te. Roby, Bonasia. Aspetti sì. Signora, il presidente la fa parlare. Vabbè. Che bordello, non posso fare sta vita, dice lei, ride. Minchia, è veramente un incubo, non ho dormito niente, cioè ho proprio fatto l'after. Anche perché poi ieri sera arrivo alle 8 e praticamente c'era una cena nella sua università con un sacco, con tutti gli imprenditori, era organizzata e dice il nome di un noto imprenditore che non rileva. Non interessa. Esatto. Uomo, aspetta un attimo amore, aspetta un attimo, c'è una serie di interruzioni dovute, e poi dice, Roby, e vado alla pagina seguente, abbiamo finito che era mezzanotte e mezzaluna, minchia, e poi per, dice lei, minchia, poi da lì... E dice, vabbè, signora, conversazione fra fratelli, no? E poi, minchia, poi da lì, e l'uomo fa, il fratello dice, poi, Roby, figurati, da lì, finita l'università, va bene, la cosa ufficiale, arriviamo ad Ar, arriviamo lì a Milano, e bom, siamo stati lì. Arriviamo ad Ar, ho detto Arcore? No, Ar. Ad Ar, sì. Ha letto Ar. Non Arcore, ho letto Arcore, correttamente, ad Ar. Allora, arriviamo lì a Milano, essere. E bon, siamo stati lì, abbiamo fatto festa con le ragazze, c'era anche qualcuno che c'era a cena, un macello, dice Roby, cioè lei, uomo, Cioè siamo andati a dormire, che erano, ma dove? A casa sua? Sì, a casa sua, lo dice lei. Allora, io, signora, la ripongo nelle condizioni sì, di spiegare di fronte al Tribunale di Milano, Perché questa è anche un'opportunità per lei, certo, per chiarire, perché altrimenti, signora... Non ho motivo di dire di no. Io, ma io sono gentile, lo vede? Sua, cerco fatto... di capire, ma lei però dice che ha dormito a casa sua. Ok. Io sono stata a casa sua, ho fatto festa dopo questa cena universitaria, mi sono intrattenuta con gli ospiti e dopodiché sono tornata a dormire in Milano e non ad Arcore. Ad Arcore sono tornata dopo l'università. Per gentile concessione del presidente, questo autista mi ha riaccompagnato a Torino il mattino dopo che avevo finito. Quindi questo autista è venuto alle 6:30 a prenderlo a casa dell'amica che abita fuori Milano. Perché mi è venuto a Torino a prendermi, sì. Certo, e poi l'ha riaccompagnato a Torino dove io sarei dovuta essere alle 8 sul posto di lavoro. Va bene, ok. Quindi signora, quando lei dice, scusi, sia a casa sua, non si riferisce a casa del dottor Berlusconi? Non ho dormito ad Arcore. Casa sua e casa dell'amica? Sì, probabilmente sì. Poi si leggerà la sequenza. Comunque, vado avanti. Sì. Uomo, siamo andati a dormire che erano le 4, lui ovviamente distrutto, e siamo andati a dormire che erano le 4.
alle 6 ho fatto, ho chiesto la macchina e mi ha accompagnato indietro. Cioè, perché gli ho detto che dovevo venire a lavorare e dovevo fermarmi. E lui ha detto, niente, mi fa, ma no, ti assumo io, non andare, e usa certo, delle cortesie e via dicendo. Dopodiché, alla fine, lei dice, ho detto, sì, ma non posso, gli ho detto, ho proprio degli impegni, e poi mi fa, no, se devi andare vai pure, non ti preoccupare, e poi gli ho detto che appunto, mi devi aiutare, devo trovare delle ragazze da portare lì, perché adesso, sabato e domenica, lui adesso va giù a Roma, oggi pomeriggio, e poi continua con questa storia che deve trovare tre ragazze. Quindi la spiegazione è che lei ha dormito dalle sue amiche ballerine italiane, sì, ballerine sì, sì, italiane. Camilla, sì, italiana. Camilla, vabbè, Camilla può essere anche sudamericana. Vabbè. E voglio dire, o altro, quindi di cui non ricorda il cognome. Ha già detto che non ricorda il cognome, che sì, abita fuori per, Milano. Esatto, era per fare mente locale. Vicino nella zona di Assago. Sì, vicino ad Assago, un paese vicino ad Assago. Perfetto, signora. Scusi, e ci è andata come? Da Arcore ad Assago. Accompagnata sempre dallo stesso autista. Quindi l'autista l'ha presa da Arcore. Perché non avevo l'ha portata in questo paese. Vicino ad Assago. Assago, dove abita questa amica Camilla. La mattina dopo alle 6:30. Venuta a riprendermi, sì, perché sapevano che io dovevo andare. Siccome avendo fatto un po' tardi, alle 4 siamo andati a dormire, quindi alle 4 mi sono fatta accompagnare da questa amica. Il mattino dopo alle 8 dovevo essere sul posto di lavoro. Quindi e quindi alle 6:30 è venuta a portare a Torino. Ok. Sì. Signora, io. Le ho già domandato se lei ha dormito ad Arcore, le ha escluso categoricamente. Io le domando, e non pensi che sia un'invasione nella vita privata, perché c'è un'ipotesi accusatoria, lei si è mai trattenuta, gliela pongo con delicatezza, in intimità con il dottor Berlusconi a casa sua? No? La risposta è no. Ok. Io le leggo sempre dalla medesima intercettazione questo passaggio, lei prosegue nella conversazione con suo fratello. E dice, poi abbiamo fatto un po' serata lì a Milano e c'erano tutti quanti, cioè NTZ, senza da passare. E lui gli risponde, ma eravate a Milano sempre a casa sua? A casa sua, ricordiamo la data, sì, nel suo locale sotto casa, riso lieve. Stefano ride, e Roby, lei, che così viene chiamata nella trascrizione, come al solito, punto. Come al solito, poi siamo andati a dormire, ma lui stravolto, poi eravamo io, lei e una, io un'altra, io, lui e un'altra, quindi anche lì, cioè nel senso, sì, poi qualcosa gli ho detto, poi ti dico, però non ho. Allora, io le domando, certo. A cosa si riferisce? Ci dà una spiegazione di questo passaggio? Io credo, mi riferivo al fatto che durante la fine della serata io, lei e un'altra siamo rimasti probabilmente... A dormire, dice? No, Lei dice proprio dormire nella telefonata. Ci siamo intrattenute fino alla fine della festa, insomma. Ho capito. Prima, mi pare di ricordare, siamo tutti un po' stanchi, immagino, che lei ha detto di non avere mai ricevuto contributi dal dottor Berlusconi. No. Allora, io prima di rileggerle un brano, glielo anticipo per correttezza nei suoi confronti, da cui sembrerebbe emergere il contrario, signora Bonasia. La pregherei di riflettere, sì, è sicura che non ha mai avuto soldi dal dottor Berlusconi? Durante le cene no. No, lei prima ha detto di non aver mai avuto soldi, né in riferimento alle cene, né in riferimento, né mai, né soldi, né favori, né altro. Favori, soldi, no. Né in riferimento alle cene, né in riferimento ad altro. Attualmente sì. Adesso arriviamo all'attualmente. Sì. Poi arriviamo attualmente. Io adesso e all'epoca dei fatti in contestazione. Durante le cene, no. Ecco, perché io... No, scusi allora, lei, per signor... precisione, forse ha ragione il ministero, sono un po' stanca, non ricordo bene, ma mi pare di ricordare che lei abbia detto di non aver mai ricevuto soldi sì, è vero, ho detto in così. Quel periodo, poi dopo vediamo nell'attualità. Okay. Queste sono state le mie affermazioni. Okay. Vedo che lei non ha effettivamente letto le intercettazioni prima di venire qua, perché le ricordo dalla medesima intercettazione che lei, parlando con suo fratello, dice, pagina 23 di 31, avvocato, cioè, sì, ora, e lei dice, comunque segue il passaggio che le ho letto prima, cioè va di seguito, scusi, e poi mi ha dato una busta e mi ha detto, questo è il contributo per il tuo negozio. Cioè mi ha detto, per il negozio, però mi ha chiesto di nuovo di quanto avevo bisogno. E Roberto, e Stefano le dice, hai capito, è quanto? E poi mi ha dato, nella busta, mi ha dato quello che c'era le altre volte. Bon.
Allora sembrerebbe che le ha dato del denaro. Ci vuole riflettere, signora. Sembrerebbe, mi scusi, non una sola volta, perché lei fa riferimento a altre volte. Quindi sembrerebbe che lei abbia avuto un contributo per questo negozio, magari adesso ci spiega, e che questo contributo non era il primo. Perché lei dice come le altre volte. Probabilmente sì, allora se dall'intercettazione è uscito questo, probabilmente ho ricevuto dei soldi. Però magari, signora, voglio dire, non siccome ricordo bene, io vabbè, è stato un po' di tempo. Sì, mi rendo conto, però non è passata una vita, parliamo del 2010, vabbè, ok, sono poco più di 2 anni, ma le capita spesso di ricevere soldi, come dire, non in cambio di un'attività professionale, lavorativa, eccetera, eccetera. In questo caso li ho ricevuti perché aveva capito che probabilmente avevo dei progetti durante la mia vita e per darmi una... Appunto, quindi è una cosa che le capita spesso di avere una mano per realizzare i progetti? No, purtroppo no. Perché appunto, allora magari può ricordarselo. Non lo ricordavo, adesso... Adesso lo ricorda? Allora ci spiega un attimo, visto che ora ricorda meglio... Ci può spiegare un attimo a cosa si riferisce in quella telefonata? Un contributo per un negozio, se si ricorda quante volte? No, quante volte non ricordo. Ricordo allora, che mi ha aiutato. Allora, il suo progetto qual era? Un negozio. Dove? Un negozio in generale, non avevo ancora deciso. Siccome non è mai stato aperto, non avevo ancora deciso dove l'avrei voluto. Quindi era un progetto, come dire, non ancora concretizzabile. Assolutamente no. Era un'idea, certo. Il progetto. Ok, e nella realizzazione di questa idea, quindi l'apertura, ma di che tipo di negozio parliamo? Mi sarebbe piaciuto aprire un'attività per conto mio. Sì, voglio dire, c'è dalla salumeria al negozio di moda. Lei che... Abbigliamento, credo. Abbigliamento, sì. Ok, credo. Quindi lei aveva... possiamo dire, forse, intenzione di aprire un negozio di abbigliamento. Sì, è una cosa che mi era sempre piaciuta, mi sono probabilmente trovata a parlarne con lui, allora lui gentilmente mi ha... L'ha aiutata? Voleva aiutarmi in qualche modo. Sì, sì. Recupero è stata una regalia. È stata una regalia, sì. Dice lei. Ok, ricorda l'importo di questo contributo? No, l'importo esatto no. Ok. Era in denaro, ovviamente, liquido. Sì, certo. Okay. Sempre con riferimento alla domanda sul fatto che lei si fermasse a dormire o meno, che ha una rilevanza probatoria nell'ottica accusatoria, lei manda un messaggio, è il 1397 del 26 settembre 2010, a Stefano, suo fratello, e dice: sì, amore, tutto ok, stasera mi fermo. Lei a cosa si riferisce stasera mi fermo? A Milano. A Milano, benissimo. Allora, siamo all'intercettazione di cui al progressivo 1416, 1416, 27/9/2010, alle ore 11:42. La telefonata è con il fratello Stefano. Ciao amore, com'è? Sto andando in banca, dice Stefano. E tu? Bene, un sonno allucinante. Stefano, a che ora sei arrivata? 27 settembre. Stamattina alle 7:20 ero a casa, no, alle 8:20 ero a casa, mi sono cambiato e sono andato a lavorare. Ma non hai dormito stanotte? Eh no, minchia. Vabbè. Dopo 15 ho sonno, vabbè, Stefano, minchia, niente, dice una parolaccina. Roberta, e niente, siamo andati a dormire, siamo rientrate nelle camere che erano verso le 3:30, dice lei. Stefano, Abbiamo fatto 2 chiacchiere con le altre ragazze, così e poi siamo andati da lui, perché poi sono arrivate delle ragazze di Roma e quindi eravamo anche un po' di persone, e niente, siamo stati un po' con lui e alle 6 son dovuti partire. Suo fratello le dice: ma quanti cazzo eravate? Roberta, eravamo io, Raffaella, poi c'era Nina, Imma, e poi sono arrivate e C, che si sono fermate, proprio testuale, non è una mia amputazione lessicale, no. Dice e C, che si sono fermate a dormire, noi 4 più altre 2 di Roma, però a cena eravamo in 15, e lui gli dice, Stefano, lui e tutte ragazze, sì, e Stefano commenta, sta minchia, e lei ride, pensate questo, minchia, l'altra sera eravamo ancora di più, dice lei,
Sabato sera una ventina c'erano tutte, però vabbè, c'era Fede, c'era no comunque. Di maschi chi c'era? Lui, Fede, basta, e basta. Sì, 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 dice Roberta, pensa te, va, e Ivonne. E cosa avete fatto? Mangiato lì e poi? E lei dice, abbiamo mangiato, sabato sì, abbiamo mangiato lì, e poi niente, il solito. Siamo andati sotto e abbiamo festeggiato, puntini puntini. Cioè abbiamo ballato e abbiamo fatto così, e domenica idem, domenica a domenica lui ha lavorato al suo discorso, eccetera, eccetera. Prosegue, Stefano dice, minchia, spettacolo, e lei dice, e lui ha fatto le sue cose nel pomeriggio e la sera è arrivata altra gente, altre ragazze, bon, abbiamo fatto cena e poi di nuovo abbiamo fatto serata, un po' di festa, ma pensa te, tutti i giorni così. E questa è la conversazione. Allora, lei, sempre anche nell'interesse della verità, se lei ci dà un chiarimento, certo. Qui si fa riferimento a camere. Sì, siamo rimaste fino alle 4 a far festa e le ragazze... In camera? La festa in camera? No, penso lì alla... Sì, si parla di ragazze che erano andate in camera, okay. Lei insieme ad altre ragazze, poi avete raggiunto un lui che... Sì, probabilmente ho visto che queste ragazze si sono dirette verso le camere e io mi sono fatta riaccompagnare a casa, insomma... No, in realtà, scusi, da quello che lei dice, io forse... Ma io in quel caso dico di essere andata in camera... Con le ragazze, poi di essere andata in camera con le ragazze da lui. Puoi leggere gentilmente? Certo, signora, grazie. Se vuole gliela do, lei la può leggere più comodamente. Posso, signor Presidente? Certo. Così si concentra meglio, certo. Magari. Magari se questa parte il pezzo, mi dice la pagina. Così la contestualizza. Vabbè, se vuole, così la leggo la le dia proprio il pezzo. Grazie. Io lo rileggo adesso. Allora, ma quanti era da qua, signor Presidente? Ma quanti eravate? Eravamo io, Raffaella, poi c'era Nina, Imma. Okay, e poi qua si parla della festa, giusto? E poi sono arrivate che si sono fermate a dormire. Noi quattro più altre di Roma. Noi quattro. Però a cena eravamo in 15, lui e eravamo in 4 più altra gente. Signora, mi perdoni, io non voglio entrare in contraddittorio con lei. No, però forse lei le dico dice, che non ho mai dormito, lei dice mi riferisco al che fatto si sono festa. Fermate a dormire noi 4 più le altre due. Si sono fermate a dormire loro, probabilmente perché l'ho viste andare a, che ne so, a avvicinarsi alle camere. Noi 4 più altre due magari ci hanno accompagnato a casa. Io adesso, se le dico che non ho mai dormito... Va bene, se prendiamo atto. Vabbè, prendiamo atto. Benissimo. Sister. Torniamo al suo rapporto con... L'Elemora. Sì. Con l'Elemora. Allora, lei ha detto che l'Elemora ha mai mediato la sua partecipazione alle serate di Arcora, le domando, intermediato, no. Si è mai interessato alla sua partecipazione no, alle feste del Presidente? A parte la telefonata durante che quella che ci ha spiegato questo prima. Questo processo non è imputato, no, no, signora. Lo so, cioè, io le sto dicendo... Ecco, è Mora. No, certo, sì, sì, sì. No, glielo chiarisco. No, lo so, ecco. Sì, sì. No, ci ha parlato prima di quello scherzo telefonico mentre è stato modo, se vogliamo... Okay. Vogliamo valutarla come una intermediazione tra me e la risposta. Vabbè, sì, era soltanto quel gioco lì. Sì, esatto. Okay. Ecco, però io allora le do lettura dell'intercettazione 18-24 del 13 agosto 2010 alle 15:28 fra lei e il signor Mora. Lele, stai copiando? Vabbè, qui c'è un passaggio di Mora con un altro signore. Sì, pronto? È lei. Lele, amore, sono Lele. Ciao Lele, scusami se non ti ho risposto. No, dice lei. Ma c'è la musica, dove siamo? Non disturbi mai, un po' di convenevoli. Allora, poi arriviamo al dunque. Vai tranquillamente. Anzi, la domanda è, non disturbi mai, non disturbi mai. Tutto bene, come stai? Tutto a posto? Tutto bene, niente. Ho saputo della chiamata, le dice Lele. Volevo, dice lei, salutare, infatti, vai tranquillamente, dice Mora. Ah, ok, e serenamente. Infatti, ho chiamato Dani, dice lei, perché ero un po' in difficoltà, veramente, perché ho detto, si sono accavallate le cose, non Lele, no. E lei, mi dispiaceva, perché volevo, ci tenevo a venire con voi. Poi ho detto, Dani, senti, io così e cos'ha, mi ha detto no, ma vai tranquillo. Tanto comunque mi ha detto che l'ha detto a te, lui, ci ha pensato lui e quindi. E Lele, sì sì, quando partite? Domani? Domani mattina. Sì, stasera mi vengono a prendere, dice lei, praticamente viene una macchina a prendermi, benissimo, e mi fermo lì. Poi domani mattina partiamo direttamente da lì. Certo, vedrai che bene che starai.
che stai. Donna, veramente? Punto interrogativo. Anche perché lì ti sembra, lei, non potrei desiderare di meglio, lei le sembrerà di andare nel paese, nella dove, lì nella casa di Michael Jackson, hai presente? Ah, addirittura, sì sì, no, perché c'è di tutto, tesoro. Neverland, sì sì sì, dice lei, a Neverland vado, riso, esatto, la casa dei sogni, wow, oh, wow, non so, esatto, no, infatti sono proprio contenta, noi speriamo di vederci, di che sia un'altra occasione per stare insieme, perché poi è contenta, contenta, lei, beh guarda, io torno il 16 sera, voi quando tornate, io anche il 16, perché poi il 16 sera devo essere a Saint Vincent, la finale regionale per la Miss Valle d'Aosta, ok, va bene, ti chiamo 17, lei dice, infatti no, non sto adesso, non sto lavorando, al momento non sono all'attivo, vabbè, poi dobbiamo anche quindi capire un po' di cose, muoversi per tutto magari. Segue, e sì, va benissimo Lele, così parliamo bene di tutto, bravo, dice lei, infatti con calma ci mettiamo lì e parliamo, va bene, Lele, me lo saluti tanto, hai capito? Ma certo, sicuramente, ti porto i saluti personalmente, guarda, e poi c'è questo, questo passaggio dove lei dice, le dice Lele, se vuoi fare una cosa divertente, sì, visto che sarai, diciamo, l'infermiera ufficiale, sì, devi fargli, anche lui mi ha detto, devi fargli uno scherzo, devi prendere su quello che misura la pressione, la pre, e poi devi prendere un camicione, un camicio, sai quelli da dottoressa, camice probabilmente vogliono dire, sì sì, quella dottoressa con sotto niente ovviamente e le dà dei consigli su cui eviterei, d'accordo? E le dice come agghindarsi per l'occasione. E allora è uno scherzo? Assolutamente perché... sì, è detto in tono scherzoso. È uno scherzo. E signora, ma si riferisce a quale sua trasferta, ad Arcore o a Villa Certosa in Sardegna? A Villa Certosa. Cioè, mi ricordo che questa telefonata è stata fatta quando io ero a Villa Certosa. Per la verità, la telefonata sembra che lei sia per partire per Villa Certosa. Sì, esattamente. Cioè, se è per partire, lei mi dice per Villa Certosa, ma se è per partire. Prima della partenza un'interpretazione letterale. Io ricordavo che ero, vabbè, sì. Lei lo aveva già conosciuto il dottor Berlusconi prima di andare a Villa Certosa, sì, ovviamente. Certo. Ecco, perché infatti, proseguendo, Mora le dice: comunque, impressione ottima, pazzesca, oh, meravigliosa, meno male, grazie, bene, bene, sono contenta. Devo dirti, questi sono i commenti. Bene, bene, sono contenta, lei le dice lei. Sì, si prevede un grande futuro per te, amore, le dice Mora. Allora, signora, lei perché informa l'elemo? Lasci stare il camice bianco, la biancheria, le sì, cose. Sì, sì. Poi ognuno si fa della la mia trasferta a Villa Certosa. Esatto. Perché lei informa l'elemora della sua presenza al cospetto del dottor Berlusconi? Sapeva che io l'avevo conosciuto e quindi... Sì, però, signora, che cosa interessa a Mora che lei vada a Villa Certosa? Perché Mora conosceva Silvio Berlusconi, quindi... Ho capito. Io gli ho confidato di averlo conosciuto e gli ho fatto questa confidenza, non c'era nulla di male. Mi scusi, ma immagino che conoscesse tante persone, no? Ecco, siccome Lele Mora mi ha detto che lui lo conosceva, io ho avuto modo di conoscerlo in un'occasione, gli ho fatto questa confidenza e allora poi ci siamo sentiti in quei giorni e ho avuto Poi lei manda una serie di messaggini, sempre il 13 agosto, più tardi alle 20:34. Come va? Tutto ok? Un bacione e buona serata, le dice Mora. E lei risponde: ciao Lele, qui tutto bene, tutto super, ok? 3! Andiamo ora a cena. Voi tutto ok? Un bacione grande grande. E poi Mora le risponde a bomba, cioè di seguito, saluta il capo, un bacione e visitalo bene. Quindi lei continua nel corso della stessa giornata ad informare Mora sul suo rapporto. Sì, sì, ci sentivamo diverse volte al giorno. Ma perché? Ci vuole dare una spiegazione logica, auspicabilmente? Logica perché eravamo amici, oltre che collaboratori, lavorativamente. Quindi ci siamo sentiti, mi ha chiamato per sapere come stava, come andavano le cose, sapeva che era Villa Certosa, insomma. E per lo stesso motivo per cui eravate amici, ha continuato a spiegargli come stava, come andavano le cose. Ok. Ma, mi scusi, in quell'occasione a Villa Certosa c'era solo lei? Era solo lei ospite del presidente? C'erano altre persone che però anche lì non avevo mai visto prima. Okay.
Signora, lei, posso, signor Presidente, lei conosce Daniele Salemi? Sì, l'ho conosciuto. Chi è? Penso lavorasse per l'Elemora. Io l'ho conosciuto durante le selezioni di Miss Italia. E poi lo rincontrai dall'Elemora, sì. L'ha rincontrato dall'Elemora. Sì. Senta, lei ha detto di avere visto Ambra e Chiara, Ambra Battilana e Chiara, sì, Danese, sì, a casa, sì, del, sì, dottor, sì, Berlusconi, dell'onorevole Berlusconi. Lei sa chi le ha portate lì? No, perché io le ho viste direttamente a cena, non so chi, non come risulta, fossero arrivate lì. Non le risulta che sia stato, lascia, che sia stato Daniele Salemi o Lele Mora? No, questo non lo so. O meglio, dire. Tutti e due? Non le risulta? So. Ma lei sa se Lele Mora e Ambra Battilana si conoscevano, se Daniele Salemi e Ambra Battilana si conoscevano? Daniele Salemi e Ambra Battilana credo di sì, nel momento in cui Daniele Salemi presenziava le selezioni di Miss Italia. Con Lele Mora non lo so, perché quando io incontravo Lele Mora non ci sono mai state né Ambra né Chiara. Senta, c'è un'intercettazione, la 28:45, che intercorre fra Emilio Fede e Lele Mora, in cui commentano la serata del 22 agosto. L'intercettazione è la 28:45 del 23 agosto 2010 alle 14:23 e 42 secondi. I due interlocutori, a un certo punto Fede dice... Direi, allora, partiamo dalla premessa. Dice, noi abbiamo fatto un po' cotto, abbiamo fatto un po' tardino, dice Fede. L'importante è che siete stati bene, dice Mora. Fede, sì, direi di sì, abbiamo spazzato via, come era prevedibile, spero quella Roberta. E poi la apostrofa in maniera poco elegante. E io non glielo leggo. È una rivista, vero? No, minchia ragazzi, ma sai che innanzitutto quando ha visto quelle due è impallidita. Mm. E poi proseguo. Ecco. Lei è in grado di spiegarci per quale ragione Fede in questa intercettazione, se le risulta un fatto concreto, certo, mostra così tanto risentimento nei suoi confronti? A me non risulta un fatto concreto, probabilmente dei problemi con se stesso, cioè nel senso che, okay, che deve risolvere lui. E ho capito. La conversazione prosegue con la narrazione, la descrizione della serata. Vado alla intercettazione del 23/8/2010, 18:40, la 63/7, la 637, tra Minetti e Nicole e la Fagioli. Eccola qua, sì. Allora, anche qui, tanto le parti possono controllare, il Tribunale anche, salterei i passaggi non specificatamente pertinenti, insomma. Nicole, niente, sono qua in piscina, ripeto, siamo al 23 alle 18:40. Dove? Dove? Ah, sei rimasta là, dice la Fagioli. Certo, com'è andata? Benissimo, sì, da Dio, sì, bene, bene, te, ma non torni, prosegue la conversazione. Poi vanno a discutere di chi c'era. Ma anche la Maris è rimasta là? Nicole, io sono stanca morta, minchia, sì, anche la Maristella è rimasta, Barbara, Nicole, sì, e poi è rimasta la Maristella, la Iris, Barbara, le gemelle, la Lisa, la Nina, la Roberta e poi la Marisiel, tutte, sì, tutte, ah sì. Ora, qui siamo ad Arcore, sempre. Siamo ad Arcore, okay. Si fa riferimento alla scena del 22 agosto 2010, okay, e fanno riferimento a una Roberta, certo, che è rimasta ad Arcore, e lei? No, visto che ho sostenuto fino ad ora di non essermi mai fermata, probabilmente c'era un'altra omonima. Un'altra Roberta. Un'omonima. Proseguo. Barbara tossisce, hai fatto, le sette sono distrutte, Nicole e Chiaravate, le solite, tutte, ma vanno tutti, quindi tu, Lisa, Anna, sì, Maristella, no? Roberta, sì, com'è? Carina. Molto, molto carina. Secondo me è innamorato, dice Nicole. Barbara, cosa? Secondo me è innamorato lui, di lei, sì, abbastanza. Secondo me sì, dice Nicole, secondo me ha perso la testa. Poi, secondo me ha perso la testa di brutto. No, no, ha perso la testa, va, cioè non è innamorato, gli piace da morire. Ma anche lì, punto interrogativo, sì, 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 no, è una roba pazzesca, ti giuro, non ho mai visto così in tutta la mia vita. Premesso che i sentimenti sono insindacabili e sono più che legittimi. Torno a chiederle, signora Bonasia, magari dà una spiegazione importante. Non so qual è Roberto. Magari ha avuto una relazione sentimentale, il dottor Berlusconi è perfettamente legittimo e dà una spiegazione. No, purtroppo no, non è successo. Purtroppo. Perché sì, non so da cosa, fosse, qui, da cosa fossero spinte. Ecco, che parlino di lei, signora Bonasia, io le metto anche nelle condizioni di dare dei chiarimenti. Si capisce, secondo il pubblico ministero, che è l'ufficio, anche secondo questo passaggio che adesso le leggo,
dove dicono, parlano di lei, si vede quando un uomo è innamorato di una donna, tutto assolutamente, dice, ma no, si è rafforzato lì in Sardegna. Cosa? Si è rafforzato in Sardegna. Vabbè, ma io non l'ho mai visto andare in Sardegna con uno da solo. Come no? Non per così tanto tempo, no, dice Nicole, ma figurati, praticamente 2 settimane che sono insieme, mattino, pomeriggio e sera. Sì, 2 settimane cosa? Si riferiscono a lei, signora? In Sardegna mi sono trattenuta forse 1 settimana, anche perché era il periodo delle selezioni, dovevo rientrare per la finale poi di Miss Italia, che poi era a settembre, lì era verso la fine di agosto, quindi sono stata più o meno 1 settimana. Quindi, ma eravate soli? No, non c'era altra gente. Ha già detto che no, che c'erano altre persone. Si ricorda qualcuno dei presenti? Ma mi ricordo in particolare il suo architetto che gli curava i giardini, questa cosa mi è rimasta impressa. Poi c'erano. Ma era ospite, ovviamente. Sì, sì. Insieme a voi c'erano altre persone? Ospite in villa, perché vabbè, dentro la villa c'erano diverse dependance, quindi poi uno dormiva in dependance diverse, quindi credo che loro fossero all'interno, insomma, li ho visti diverse volte. Altri ospiti oltre l'architetto? Mi ricordo c'erano diverse persone, ma non ne ricordo in particolare nessuno come questi due. Ok. Questo, l'architetto? Ha parlato soltanto dell'architetto? Sì, l'architetto è chi gli curava il giardino, i fiori. Ecco, il giardiniere? Sì. Ok. Il giardiniere mi sembrava riduttivo perché c'era molto lavoro. No, vabbè, comunque. Sì, giardiniere, insomma, sì. L'architetto floreale. Allora, dalla ricostruzione della scena, signora, sì. Però ci dica lei se è possibile il contrario, non risulterebbe, risultano le seguenti persone, mettiamo così, Batti d'Anambra, Barizzonte Lisney, Berardi Iris, Bonasia Roberta, Danese Chiara Andrea, De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora, Garcia Polanco, Minetti Nicole, Visana Ioana, Tale Marisielle, Emilio Fede, Puricelli, Rossi, Salemi, non risulterebbe, ci dica lei però se ci sono elementi in contrario, un'altra Roberta, cioè una sua omonima, il 22 agosto. Lì sono tutti gli invitati? Io credo che. Lo domando a lei. Lei si ricorda una ragazza che si chiamasse Roberta? Un'altra Roberta presente quella sera? Non ricordo io, no, ma può essere che ci sia stata. Nel senso, io non ricordo i nomi di tutte le invitate. Come non, anche adesso citandomeli, se non avessi. Però, poiché lei si reputa estranea a questo contesto dialogico, si riferisca a un'altra Roberta, è questo che lei assume qua. Io non so loro a chi si riferissero con certezza, perché è una conversazione fra di loro. Potrei essere io, come no, nel senso, io non so loro di chi stessero parlando. Però si dice di lei che era presente, che avrebbe fatto alcune cose, quindi certo, se lei ci dice io queste cose non le ho fatte, quella Roberta non è lei. Cioè sì, sono stata poi in Sardegna, cioè nel senso alcune cose rispecchiano rispetto alla loro conversazione, sì, però ma altre no. Il suo essersi fermato. Io questo non. No. Poi no, anche l'atteggiamento del presidente nei miei confronti, o quello che innamoratissimo, queste cose qua. Lei non si riconosce. E questo l'assunto. No, lei non si riconosce. Non si riconosce. Come la Roberta di cui parlano loro. Perché sennò insomma. Senta signora, le domando. Stato. Lei attualmente percepisce un contributo dal dottor Berlusconi? Sì. Quanto? 2.500 euro. Da quando? Preciso, ma fine dello scorso anno? Fine 2012? Sì, settembre. E perché? È una sua dipendente è una lei? Sua, perché sa che sono, no, perché sa che sono disoccupata e che probabilmente per la sua generosità. Quindi è un contributo del tutto indipendente da questo processo? Sì, sì, sì. Non ha natura risarcitoria per un'eventuale lesione di eventuale nella prospettazione di altri testi? Da me non condivisa. No. Ecco. È una sua regalia. Esatto. Sapendo che lei è in difficoltà in quanto disoccupata. Sono occupata. Grazie, non ho altre domande. Grazie. Domande delle parti civili? È un po' difficile? No, capito. Si ricorda, l'ha detto lei che si ricorda poco, a volte... Hai ragione, Righi, chiedo scusa. Prego, vediamo cosa ricorda. Buonasera, avvocato Castrale, difesa Chiara Danese. Avvocato Righi, per favore, siamo tutti stanchi, eh? Prego, avvocato Castrale. La signorina Danese l'ha conosciuta prima di quella sera che l'ha vista a casa del presidente Berlusconi. E l'ha detto, sì. Alle selezioni di Miss Italia, Quella sera
Siete arrivati insieme? Arrivate prima Chiara? Ha già risposto no. No, e cioè? Le ho incontrate quando mi sono seduta al tavolo. Le ho incontrate, lo ripeta, visto che... Quando mi sono seduta al tavolo. Ha presente come erano sistemati i posti a tavola? Non lo ricorda. Non si ricorda. Si ricorda se c'era Emilio Fede? Io su Emilio Fede ripeto di averlo visto, ma non ricordo a quale cena. Okay. No, ma facendo riferimento alla presenza di Chiara, sì. Siccome ricorda la presenza di queste due ragazze, si riesce a collegare la presenza del dottor Fede con la presenza di queste due ragazze? No. Non riesce a collegare. Non riesce a collegarla. Ambra Battilana ha dichiarato qui sotto giuramento davanti a questo tribunale, che Ambra Battilana è un testimone, che quella sera, mentre erano tutte sedute a tavola, è passata questa famosa statuetta gliel'abbiamo già chiesto e ha già detto che non ricorda assolutamente la statuetta e che esclude di aver praticato fellaccio la statuetta. Però mi sembra, signor giudice, che lei abbia usato l'espressione falso. Sì, che ha detto anche che dice il falso. E anche questo è stato oggetto delle domande del pubblico ministero. Allora, lei è in controesame, Certo, allora io su questa, se lei conferma che Ambra Battilana abbia detto il falso, le chiedo, lo conferma che Ambra Battilana abbia... Non ha detto, vabbè, ha già risposto alle domande del pubblico ministero. Sì. Microfono. Si va a toccare profili di eventuale responsabilità della Teste, per questo... effettivamente. Allora, quello che la Teste ha dichiarato, avvocato Castrale, è già a verbale, è tutto registrato, ok? Poi saranno le parti a porsi problemi di valutazione dopo. Prego. Dopo la cena, durante la cena ci sono stati dei balletti? No. Si cenava, non e ha già cenava. Risposto e ha già dopo detto la cena che non... siete scese sotto ha detto di sì, ha detto non è riesame, è controesame. Sì, presidente. Allora, di una telefonata, quella del 20, lei usa l'espressione, parlando quella che le ha letto prima il signor pubblico ministero, con suo fratello, dicendo ho ricevuto l'invito alle ore 19, non mi conviene andare. Perché non le conviene? Ha usato l'espressione non mi conviene. Si ricorda la telefonata che le è già stata letta. È una precisazione rispetto a quello che ha già dichiarato. Poteva avere un qualsiasi altro impegno che mi impediva di andare. E se lo ricorda questo impegno? Assolutamente no. Come si ricorda, dato che sempre in quelle telefonate già che il pubblico ministero le ha letto, quando fa riferimento alle buste e usa il plurale, già ricevute con la stessa somma? Già risposto. No, lei ha risposto una domanda del Presidente che riguardava quella. No, busta. Ha risposto, io le ho chiesto altre volte in precedenza. E non ha nessun ricordo del contenuto economico? Neanche. Vabbè, non ho altre domande. Ecco. Anche perché non glielo ammetterei se va avanti così. L'altra parte civile ha delle domande? L'altra parte civile presente, ovviamente. Senta, una domanda. Dopo, chiamiamolo lo scoppio dello scandalo, che è venuto fuori questo scandalo, lei è stata, si è più recata poi presso le varie residenze del dottor Berlusconi? Sì, certo. E in quale occasione? Non ricordo le date. Non ricorda le date, ma in quale occasione? In altre cene oppure... Perché si è recato? Altre cene? Sì, perché giustamente c'era agguagliato riguardo alla situazione, insomma. Sapeva che eravamo... o comunque io ero in difficoltà e ho chiesto io comunque di vederlo per potergli parlare. Lei era da sola o c'erano anche altre persone in questi incontri? No, c'erano anche altre persone, sì. Altre persone quali? Ragazze? C'erano altre ragazze, sì, viste ad altre cene. Anche. Quando lei dice vi ha ragguagliato, cosa vuol dire? No, ho chiesto io di poterlo vedere per avere un po' di chiarimenti riguardo a questa situazione nella quale mi sono trovata coinvolta da un giorno all'altro. Riesce a collocarlo nel tempo questo incontro? Perché lei ha parlato di cene, quindi ero, come dire, un po' orientata. Dopo che è successo? Dopo allora, che... il periodo è ottobre 2010.
viene fuori la notizia. Uh-huh. Ecco, lei e poi nel gennaio 2011 vengono effettuate le perquisizioni. Mm-hmm. Eh? Sì. 14 gennaio 2011, sì, almeno l'ho imparato bene. Allora, rispetto a queste date, lei riesce a collocare temporalmente questo incontro era in cui lei ha chiesto più o meno due mesi dopo era due mesi dopo il gennaio sì, 2011. Prima della primavera, cioè faceva ancora freddo, mi ricordo. Quindi lei cosa chiede al dottor Berlusconi? Qualche spiegazione riguardo a questo scandalo, insomma. Spiegazioni cosa vuol dire, mi scusi? Come mai mi sono trovata in mezzo a questo? Se lui poteva sapere, se lui potesse sapere qualcosa riguardo a questa situazione, perché io adesso dovevo avere a che fare, comunque dare spiegazioni riguardo a cene normali, insomma, abbiamo parlato di questo. Ok. E il dottor Berlusconi in quel frangente cosa vi ha detto? Di stare tranquille e di dire la verità, quello che abbiamo visto e quello che abbiamo vissuto durante questa famosa cena. A questi incontri per caso hanno partecipato anche degli avvocati? No. No, solo esclusivamente il dottor Berlusconi. Sì. Lei attualmente che rapporti ha col dottor Berlusconi? Adesso non lo vedo da molto e non riesco neanche più a sentirlo, insomma, tramite la sua segreteria. Ok, non ho altre domande. Prego, avvocato. Buonasera. Buonasera. Avvocato Guarini, difensore di Emilio Fede. Procederei con l'esame, presidente, anche nella mia... Era anche una sua lista testi, sì. Allora, signora, torno sulla cena del 22 agosto e provo a porle domande diverse da quelle che fino ad ora... Grazie. Essendo un esame, in teoria, potrebbe... Sono certa però che lei mi farà notare eventuali ripetizioni. Allora, con riferimento alla presenza di Ambra e Chiara, sì, che ormai abbiamo collocato nella serata del 22 agosto e che lei aveva precedentemente conosciuto, ricorda se durante la serata una delle due avesse avuto un malore o ricorda qualcosa? Mi ha rubato una domanda che avrei fatto. Un malore ha detto? Sì, se dico no. No. Se no sarei anche intervenuta probabilmente. Lei è un'infermiera, ovviamente, ne avrebbe avuto anche le competenze. Potevo essere utile. Sempre con riferimento ai rapporti tra lei e le signorine Battilane Danese. Senta, ma lei... rispetto al concorso di Miss Italia, sì, chiese loro qualcosa espressamente? Ricorda di aver parlato con loro del concorso ponendo loro una domanda? No, non ho capito la domanda, scusi. Allora, durante la serata, sì, lei ha già risposto prima, ha detto parliamo del concorso perché stavamo partecipando, sì, certo, al concorso di Miss Italia. Chiese loro qualcosa di particolare in ordine alla partecipazione al concorso? Sono stata ancora più precisa. No. Parliamo del concorso, delle selezioni, chi aveva vinto, chi sarebbe passata. Chiese ad Ambra, ad esempio, di non partecipare al concorso, le fece questa domanda? Ah, sì, io una discussione tra voi sulla partecipazione al concorso, cioè, di Miss Italia? Dire no. Non partecipare, tu non partecipare, per mia cortesia, non partecipare, ecco. Non partecipare a Miss Italia, no. senta, quindi... Non ricorda se Ambra le disse qualcosa in ordine alla sua partecipazione al concorso? No. No, va bene. Senta, l'autorizzo a citare la frase, avvocato. Guardi, la frase che mi ero notata io era: chiesa ad Ambra espressamente se intendesse partecipare al concorso, che cosa le rispose Ambra? Perché però, su questo Ambra ha deposto in aula, volevo provocare una risposta. C'è comunque quello che... Sì, vabbè. Sì, lei non ricorda proprio questa circostanza? No, okay. Anche perché partecipammo prima di questa cena, cioè nel senso, sì, partecipiamo già prima. Lei mi ha detto che dopo c'erano ulteriori selezioni. Ci siamo detto qui dopo, sì, certo, però non abbiamo parlato della cena. No, aspetti. No, sono io che non ho capito. Mi rendo conto, ma cerco di mettere un po' di... Allora, questa discussione durante la cena. Pre-selezioni. Okay. Cena, continuano le selezioni, ok? Nel corso della cena le si chiede se lei abbia chiesto di non partecipare alle selezioni successive. No. No. Ok. Senta, durante la cena, mi riferisco sempre alla cena del 22 agosto, ebbe modo di osservare se l'onorevole Berlusconi dedicasse particolari attenzioni ad Ambra e Chiara?
No, perché era una situazione comunque con una ventina di persone e il presidente dava la giusta attenzione più o meno a tutti gli ospiti, nel senso ci si intratteneva, quindi non ho notato questa differenza, insomma. Senta, le faccio una domanda che le è già stata posta, ma provo a formularla in maniera più diretta. Metto pronta nel caso, vada. Senta, con riferimento sempre a quella serata, lei mise le mani sui pantaloni toccando i genitali dell'onorevole Berlusconi? Assolutamente no. Si scoprì i seni per farseli... Questo gliel'avevano già chiesto, però no, non c'era, non eravamo andati al più particolare ulteriore. Proprio zoom sui particolari, sì. Scusandomi, ma è stato oggetto di altre testimonianze, quindi siamo qui le pongo questa domanda. Allora, si tratta di... La domanda è, si è scoperta i seni facendoseli baciare? No. Ok. Senta, lei non colloca fede in quella serata? Non ho detto che non lo colloco, Fede l'ho visto all'interno. No, con ambra chiara. Ha non detto che non, lo, okay, non ha un ricordo. Non ricordo se fosse nella stessa serata. Ricorda se ha già risposto all'avvocato Righi chiarendo così le modalità con cui poi le serate proseguivano nella discoteca. Io le faccio questa domanda. Ricorda di aver osservato donne completamente svestite? No. Ha notato se per caso le ragazze ballando tra di loro si toccassero in maniera lasciva? No. In maniera erotica? No. Non ha colto? C'era tanta gente e io non ho visto questo. Ricorda il comportamento di Amber e Chiara, erano presenti in quella seconda parte della serata? Sì, come ho risposto, sì, ci sono stati in quella seconda parte per poco. Cosa facevano? Per poco, ha detto, sono andata via. Sedute, no, le ho viste sedute, fin quando le ho viste io erano sedute, poi ero attirata probabilmente da qualcos'altro, quindi non ho visto cosa hanno fatto dopo. Adesso passerei a un velocissimo controesame. Certo. Torno sulla intercettazione telefonica già utilizzata dal dottor San Germano, mi riferisco all'intercettazione 631 del 19 settembre 2010. Gliela rileggo, sì, e poi le chiedo il senso di questa telefonata. Nella prima parte, quella che già le ha letto il dottor San Germano, lei probabilmente riferendo a suo fratello Stefano, con il quale stava parlando al telefono, quanto riferitole dall'onorevole Berlusconi, dice: comunque mi ha detto che stasera voleva stare un po' tranquillo a casa sua, però Fede gli ha organizzato una cena. Qui lei ha già chiarito, aggiungo, le leggo il pezzo successivo, e mi ha detto, però se vuoi venire, vieni, o se no, se non vuoi venire, io ci sono anche fino a domani sera, sto a Milano. Io gli ho detto che sarei andata domani sera. Quindi Fede organizzò questa cena, almeno così le fu detto, ma lei non era tra gli invitati di quella cena, è corretto interpretare così? Grazie, non ho altre domande. Possiamo licenziare la testa? Grazie, andiamo via. Grazie a voi.